All'antevigilia dell'esordio a Pozzallo due altri arrivi per il nuovo Siracusa. Siracusa almeno numericamente assopiglia tutto, essendo i nuovi arrivi già 13. Rimandando il giudizio sulla loro tenuta tecnico-tattica e agonistica, allorché si inseriranno nel modulo preferito da Marco Scifo, che come appare dai primi allenamenti sulla palla non dovrebbe discostarsi dal 4-3-3, al massimo trasformabile in corso d'opera in un 3-4-3. Non a caso fra gli arrivi di ieri si inserisce quello di Salvatore Novello, classe 88, il campionato scorso al Modica in promozione, che dovrebbe costituire insieme a Stefano Frittita la coppia di frombolieri accreditati di un bottino insieme di almeno 20 bersagli. Particolare attenzione comunque coach Scifo sta ponendo al blocco di centrocampo in cui si costruisce il gioco e dove verosimilmente brillerà la stella del fine dicitore Esteban Ignacio Alfieri, scuola Estudiantes di Buenos Aires, nelle cui formazioni giovanili si è formato prima di fare la sua apparizione in Italia esordendo nel Borgaro Nobis, formazione che ha militato nel girone A di Serie D. Per il reparto di mezzo arriva comunque il 19enne Nicolas Magro, l'anno scorso al Palazzolo, che continua così a rappresentare il serbatoio privilegiato del Siracusa. A dare ascolto alle gole profonde che gravitano attorno all'ambiente azzurro, a completare l'organico che la società vuole mettere a disposizione di Marco Scifo, mancherebbero 5 elementi, fra i quali due bomber accreditati di chiudere in doppia cifra. Per i 4 elementi mancanti si ricorrerebbe a prodotti locali provenienti dai campionati allievi e giovanissimi, ma siccome toccherà alle gare di campionato rivelare se in fase di campagna acquisti i ruoli siano stati degnamente coperti, qualora emergesse la necessità di ulteriori ritocchi la società è pronta a intervenire. Intanto c'è attesa per l'esordio degli azzurri domenica a Pozzallo.